È la provincia di Arezzo a contare il maggior numero di morti sul lavoro, 8 dall'inizio dell'anno, 5 negli ultimi 3 mesi. Arezzo supera di 2,5 volte la media nazionale. Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGIL, parla di un dramma sottovalutato. Oggi, avendo perso una cultura del lavoro, in questa società si è persa anche una cultura della sicurezza. Imprudenza, negligenza e mancata prevenzione. Mugnai fa un appello anche al nuovo prefetto. Siccome il lavoro è tantissimo da fare, veramente ora confidiamo sul serio sulla prefettura. Diversamente vertenza, cioè è mobilitazione. 39 le vittime in Toscana, la statistica INAIL tiene conto anche dei morti in itinere, ovvero delle persone che perdono la vita recandosi o tornando dal lavoro. Numeri che dovrebbero far riflettere, ma soprattutto dati che raccontano che di lavoro nel nostro paese si muore sempre di più. Pochi i controlli, secondo l'INAIL, troppi invece i contratti di precariato, un binomio fatale che mette sempre più a rischio i lavoratori. Riduttivo parlare ancora di allarme, denunciano i sindacati. Siamo convinti che questo sistema di esternalizzazione deresponsabilizzi il soggetto che la promuove, insomma, della serie ti ho appaltato l'attività, è affare tuo, non è affare tuo, cioè è affare di una comunità intera.